Ed è partita questa prima serie dei 1500 metri maschili, Galini, Morotti, Maione, Pellegrini, Pasquinucci, Di Primio, Spettoli, Lotta, El Capuri, Costa, Rudolfo, Valduga, Caravante, Guerra, Tamassia, Conduin, Zanini, Parolini, Zuglami e Ginaudi. Ginaudi, ricordiamo, detentore del record ottenuto lo scorso anno con 3:37.06. Troppo avanti, che le frega questa qua. Cavolo. Riccardo Tamassia che è partito al comando in questo 1500. Non sta seguendo però. Non farà il ritmo che deve fare. Abbiamo Riccardo Tamassia seguito proprio da Mohamed Ginaoui in seconda posizione. Ma correre così è come non fare la rete. È sempre Riccardo Tamassia a condurre. Secondo la lettera, no. Sempre Riccardo Tamassia a condurre e si porta sotto Mohamed Ginaoui. Mille circa, dovrebbe essere Mohamed Ginaoui che è passato a buono per scendere sotto i 3:40 ed è lui, buono. Ma ricordiamo Mohamed Ginaoui che aveva ottenuto il record andando a vincere l'edizione 2023 al comando ancora di questa edizione 2024. Vai che va adesso. Vai paro. Sì, arriva. In seconda posizione abbiamo Sebastiano Parolini, gruppo alpinistico Vertovese, nome Ginaoui, Sebastiano Parolini. Siamo agli ultimi 150 metri, si infiamma questo 1500 metri, cerca di allungare, nome Ginaoui, reagisce bene Sebastiano Parolini, rettilineo d'arrivo, il pubblico dell'arena che applaude. Mohamed Ginaoui, sempre al comando, vediamo se riesce ad uscire Sebastiano Parolini. Mohamed Ginaoui che pissa il successo del 2023, 3:39.99 ufficioso. 3:39.99 ufficioso.